La gamma Land Rover è colma di SUV dalle capacità fuoristradiste più o meno marcate. Tra Range Rover Classic, Sport e Velar, la Discovery è quella che offre più spazio, ma è anche il modello più adatto per chi ama tenere un basso profilo. Effettivamente, se mi metto nei panni di un automobilista non appassionato che vuole una Land Rover, potrebbe rimanere un po' spaesato guardando l'ampia gamma di modelli grandi, più o meno costosi, che potrebbero a una prima occhiata anche accavallarsi un po'. In effetti ci sono tanti modelli, tutte SUV nella gamma Land Rover, però la Discovery è sempre stata la sorella della Range Rover, quella un po' più concreta, che si fa notare un po' meno. Anche più spaziosa, quindi da una parte il low profile, un profilo un po' più basso perché la Range Rover è un pochino più, insomma, fashion, possiamo dirlo, Sì, più più lussuosa, più fashion, lussuosa. si fa notare di più. Si fa notare, la Defender è sempre stata quella più fuoristrada, adesso è anche lei un po' più SUV, un po' più confortevole e più lussuosa di Mentre la prima. Più Velar è la SUV-SUV, decisamente SUV stradale. stradale, più sportiva anche da guidare. Mentre la Discovery innanzitutto è enorme perché è più grande della Range Rover Sport rispetto alla quale costa anche un po' meno, ha un bagagliaio che è quasi 1200 litri nella configurazione 5 posti, che è un bagagliaio Sui incredibile. numeri, sulle dimensioni, il bagagliaio va dai 1137 ai 2500 litri di capacità massima. 2500 sono veramente tanti e si può avere anche a 7 posti. È lunga quasi 5 metri, mentre la Range Rover Sport sono 488 centimetri e la Velar 480, giusto per darvi un'idea. Quindi è molto molto grande, è anche molto alta, infatti quando ti siedi ti senti Sì. proprio un dominatore della strada. 10 centimetri più alta di una Range Sport, non sono pochi. E No? poi ha questo design particolare che divide abbastanza. Ero un grandissimo fan della Discovery 4, quella con i fari verticali. Questo posteriore mi piace un po' meno, lo trovo più massiccio, però tutto sommato nell'allestimento giusto fa la sua figura. Ecco, il bello di questo modello è che è un po' più low profile, un po' più minimal, vuole un pochino passare inosservata, diciamo, per essere una Land Rover. Concordo, anche a me piaceva la vecchia, questa a tratti sì, a tratti no, c'è un posteriore che è un po' pesante, asimmetrico, non sempre mi convince, però io direi di accenderla e di vedere invece come si comporta. Allora, quello che volevo dirti, soprattutto per chi ha guardato l'immagine da fuori e la trova molto minimal, forse troppo rispetto a quello che si vedono in giro, è che questo è proprio il modello base ed è una cosa curiosa, perché in genere le auto del parco stampa, quelle che vengono date per i test drive, sono quasi sempre full optional e questo falsa un pochino effettivamente il giudizio, cioè sono effettivamente al massimo delle loro Esatto, possibilità. devo dire che ci arrivano sempre modelli stracolmi di optional e quindi le macchine sono tutte, quasi tutte, bellissime. Al top delle loro possibilità. Qua la Esatto. vedete molto pulita, senza le cromature, con dei cerchi anche abbastanza piccoli se vogliamo Da vedere. 19, E sì. però effettivamente la rendono più comoda, ma più comoda che non so, mi Sì, sembra di viaggiare su allora. un tappeto volante. Volendo, questa tra l'altro è la versione base, giustamente, volendo se vuoi cerchi da 20, si arriva fino a 22 pollici, si possono spendere dai 1.400 ai 5.000 euro, avete veramente l'imbarazzo della scelta, però il cerchio da 19 sulle buche è un'altra cosa. C'è da precisare anche che questa è la versione uscente, c'è stato un restyling da poco sui nuovi modelli che prevede anche nuove motorizzazioni. Noi stiamo provando la versione diesel 3000 V6 da 306 cavalli e 700 Nm di coppia, Ecco, veramente tanti. quella nuova invece che sarà mild hybrid, quindi con sistema ibrido, ha 300 cavalli e 650 Newton, quindi dei dati un po' inferiori che però vengono compensati dalla componente elettrica e quindi insomma si avranno più o meno le stesse prestazioni con dei consumi inferiori, un'efficienza superiore. Il motore poi sarà 6 in linea invece che il V6. Ecco. Il motore, quest'auto è veramente grossa, è veramente pesante, però appena sfiori l'acceleratore si sentono questi 700 Nm a 1500 giri. Già a 1000 giri è corposa, è proprio un'auto corposa e vellutata nell'erogazione. Insomma, il comfort arriva anche dal motore e dall'effusa, perché non fa rumore, fa l'effusa, secondo me. Sì, allora, ultimamente, anche sulla gamma Land Rover, perché recentemente abbiamo provato la nuova Defender con il motore 4 cilindri, cioè raggiunge anche 300 cavalli di potenza con la storia dei mild hybrid. Non è che vanno piano questi 4 cilindri diesel, però sono più ruvidi, sono più rumorosi, cioè è inevitabile. Il V6 è fatto di seta. È proprio la qualità del suono che cambia.
inizi. Sì, non è indispensabile, cioè non è più indispensabile come una volta. Adesso quei quattro cilindri di oggi potenti e la parte elettrica non è più necessario, ma è così bello che io vorrei sempre un 6 cilindri. Anche perché se vuoi spendere 70.000 euro per una macchina, già che ci sei, e comprarlo questo 6 cilindri. Tra l'altro i consumi, vabbè, nessuno si aspetta consumi bassi, però sono di 7,5 litri per 100 km dichiarati dalla casa. In extraurbano ovviamente tutto è sommato, anche possibile farli, però diciamo la verità, tra gli 8 e i 10 con un litro, magari 12, 13, anche 15 hai fatto in extraurbano? Sì, li ho fatti, ma veramente con grande difficoltà. La media è tra i 9 e i 10 km con un litro. Sì, ma com'è una Discovery base all'interno? Allora, innanzitutto è più bella da vivere dentro che da guardare fuori, secondo me, perché una volta che ti siedi su quest'auto, pur non avendo inserti in legno o pelli, è abbastanza, non dico basic perché è ben rifinita, però abbastanza essenziale, ti senti comunque un re. Seduto in altissimo, con il volante con scritto Discovery, e si sta benissimo in questo salotto. È proprio un bel salotto. Un salotto un po' minimale. Sì, allora, tutto dello stesso colore, la strumentazione non è digitale, abbiamo giusto uno schermino da 5 pollici con qualche indicazione che si può cambiare, ma ti dà le info principali, mentre il tachimetro e il contachilometri sono analogici. Bello invece il sistema multimediale, anche qua racchiude molte funzioni, ma almeno il clima e il volume sono fuori. Sì, quindi a livello ergonomia, insomma, tutto è facilmente trovabile. Ecco, non mi stupisce come, ad esempio, la Evoque che abbiamo provato un po' di tempo fa, col doppio schermo, con tutti quei sistemi tecnologici moderni, però devo dire che è molto immediata, cioè ci sali e sai già cosa toccare per cambiare, ad esempio, la temperatura. Esatto. E non è più scontato oggi. E poi di serie, comunque, abbiamo l'All Terrain 2, col sistema di trazione integrale a controllo elettronico, che permette di variare settaggi veri e concreti che cambiano effettivamente il lavoro della trazione integrale. Tra l'altro abbiamo anche le ridotte e naturalmente il descent control, sospensioni pneumatiche che permettono di alzare e abbassare l'auto sia per i guadi sia per caricare nel bagagliaio. Sì, diciamo che puoi tranquillamente affiancarti a un tir e salutare l'autista più o meno sullo stesso livello. Ecco, secondo me il fascino di quest'auto arriva da due cose: l'enorme quantità di spazio e l'altezza, senza contare le capacità in off-road che magari in pochi utilizzeranno, però al contrario della maggior parte delle SUV che sono, strizzano l'occhio al fuoristrada ma sono molto stradali, questa è una Land Rover e non tradisce il suo DNA. Rispetto alla Range Rover Sport sicuramente è un po' più morbida, c'è un po' più di rollio, un po' più di beccheggio, ma se si guida come va guidata una SUV da 2 tonnellate senza pretese sportive, si viaggia benissimo. Il motore è una coppia infinita. Voglio passarla a te, voglio sentire te. Parlando di coppia, anche le prestazioni sulla carta sono ottime, perché 0-100 in 7.4, se non sbaglio, sì, è tanta roba su un'auto del genere. Sì. Mi piace sempre mettermi al volante di quest'auto, nonostante sia un'auto tutt'altro che sportiva, anzi molto grossa e tanto rollio, cioè ogni curva si corica parecchio di lato. È un assetto da regina d'Inghilterra. Non mi disturba affatto la strumentazione analogica ormai in disuso, ma quello che mi piace è proprio questo V6. Lo sterzo è turistico, però è lineare. Lineare, molto morbido, quindi come su tutte le Land Rover, lo sterzo è sempre stato molto morbido, quindi è un'auto in realtà molto facile da guidare e sì, molto confortevole, a dispetto delle dimensioni esterne. Ecco, per quello bisogna sempre darci un occhio. E poi c'è il cambio automatico ad 8 rapporti che è veramente impeccabile, non si sente mai lavorare e tutto sommato è anche abbastanza veloce, per quanto la guida non sia mai una guida sportiva da mettere in crisi delle cambiate. No, infatti. Però volendo si può sempre usare manuale con i paddle, basta mettere in S. Tra l'altro risponde anche molto bene, però insomma, a meno che non ci sia una situazione particolare, io lo lascerei assolutamente in automatico. Facciamo una piccola riflessione quindi su questa Discovery uscente, in attesa di provare quella restyling. Per me rimane un'auto eccezionale per chi cerca spazio, un profilo un po' più basso, quindi non vuole ostentare, ma vuole comunque un'auto di un certo livello, capace in off-road e con un bagagliaio infinito. Sì, ed è di sostanza anche nella versione base, perché comunque offre l'all terrain, le sospensioni pneumatiche e un pacchetto di ADAS ricco: frenata in emergenza, cruise control, mantenimento. Sì, quello della che corsia. Manca è che non stupisce con effetti speciali né all'esterno né all'interno, però quello che serve davvero c'è.
manca un pochino di lusso, ecco, come l'impianto Meridian da 800 euro, di serie c'è solo quello Enhanced da 250 watt e 10 altoparlanti, che va bene, per carità, però sicuramente non è un impianto premium. Ecco, due cose mancano in realtà, che vanno aggiunte, e uno è il portellone automatico, perché un portellone così grosso sarebbe davvero scomodo, poi insomma prezzo base 71.000 euro, avere il portellone manuale per me non è contemplato, e l'altra cosa è la chiave elettronica. Quanto costa la chiave elettronica? Costa ben 900 euro, mentre il portellone automatico costa 540, anche lì quasi 900 euro se lo volete con la gesture del piede. Potevano essere di serie, ecco, sì. Sono 15.000 euro in meno rispetto ad una Range Rover Sport, quindi il prezzo ci sta. Se vi è piaciuto il nostro video, mettete un like e poi iscrivetevi al nostro canale. E soprattutto commentate qua sotto, fateci sapere voi cosa ne pensate di questa Land Rover Discovery 3006.